Giornata molto particolare, ci spieghi come nasce questa iniziativa? Nasce dalla volontà di dare un segnale che è insieme simbolico e concreto. Il segnale che il Consiglio regionale non se ne sta chiuso nel suo palazzo, nel Pirellone, che è anche un po' architettonicamente una torre d'avorio, ma scende sul territorio della Lombardia per incontrare chi questo territorio lo vive, lo anima e per ascoltare dalla loro viva voce le priorità e le richieste che vengono indicate al Consiglio regionale. Quindi il segno di una volontà politica, ma anche un momento concreto, perché tradurremo le priorità che ci sono indicate, sono state indicate nella giornata di oggi, in un atto di indirizzo che il Consiglio regionale voterà e che sarà un impegno per la Giunta. Molte tappe oggi, quali sono state? Beh, quest'oggi abbiamo incontrato le istituzioni, il Comune, il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, alcuni consiglieri assessori, la Provincia, il Prefetto, il nuovo Prefetto di Bergamo che è qui da poche settimane, però abbiamo anche visitato delle eccellenze del territorio, l'Accademia della Guardia di Finanza, visiteremo questo pomeriggio un'eccellenza culturale come l'Accademia Carrara, incontreremo gli imprenditori dell'ANCE perché il settore dell'edilizia a Bergamo più che altrove è il motore dell'economia, incontreremo il Vescovo di Bergamo perché le istituzioni non sono solo quelle dello Stato ma anche quelle che nascono dall'iniziativa e dalla volontà dei cittadini e delle loro libere associazioni. E alla fine incontreremo qui le rappresentanze dei sindacati, delle associazioni, dei sindaci, dei comuni, delle singole persone, perché davvero vogliamo che tutti possano indicare dalla loro viva voce le richieste che fanno al Consiglio regionale. Quanto può dare Bergamo e la provincia per l'Expo del 2015? Bergamo è una delle province più importanti della Lombardia, lo è da sempre. Certamente la Lombardia senza la provincia di Bergamo non sarebbe la Lombardia che conosciamo, questo vale anche per Expo. Expo sarà un grande evento nel sito, ma la parte più importante di Expo e l'occasione vera che dobbiamo cogliere è quello che deve accadere fuori del sito. La sfida è fare in modo che i 20 milioni di visitatori che sono previsti, dopo aver visitato i padiglioni dell'Expo a Ropero, scelgano di rimanere un giorno, due giorni, tre giorni in Lombardia e non di scappare subito a Venezia, a Firenze. E qui c'è un compito che la Regione può e deve svolgere, quello di raccordare tutte le iniziative che nascono sui singoli territori. Sono sicuro che anche a Bergamo ci sono tante iniziative che nascono dai comuni, dalle proloco, dalle province. Per poter valorizzare il proprio territorio ci vuole un catalogo di tutte queste iniziative che venga messo a disposizione di ogni singolo visitatore di Expo perché possa scegliere quelle più interessanti. Allora partiamo di sport, visto che tra poche settimane inizieranno le Olimpiadi invernali, tanti gli atleti lombardi. Chiaramente le Olimpiadi invernali sono sempre per me emozionanti da seguire, anche quest'anno comunque le seguirò, probabilmente anche un pochino da telecronista in alcune competizioni. Saremo fieri di ricevere i nostri atleti medagliati. Gli daremo un in bocca al lupo da parte del Consiglio e poi li aspetteremo per essere comunque premiati in ambito regionale. Penso che, scusate, mi sono dimenticato una cosa importantissima, che il Presidente Maroni vuole sfidarmi, forse in pochi lo sanno, no, sto scherzando. L'8 febbraio alle 17 al Monte Pora il Presidente ha deciso di fare una gara di sci e chiaramente la sfida è accesa. Intanto la sua collaborazione con l'assessore Rossi va avanti, siete gli uomini sportivi di questa giunta, e vi piace quello che state facendo? Io penso di sì, io penso che questa grande opportunità non debba essere persa. Siamo stati dei campioni, essere campioni qua forse è più difficile perché non si conoscono molto bene le dinamiche, ma senza dubbio lo spirito di gruppo, la lealtà e la trasparenza penso che ci farà diventare dei buoni politici.